Cosa ti viene in mente quando pensi a questa parola, mamma? Lo sai quale dei 10 comandamenti viene con una benedizione e una promessa? Ve lo leggo. Esodo 20:12. Dice: "Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà". Vuoi avere una vita lunga? Onora tuo padre e tua madre. E dato che siamo nel Mother's Day, la festa della mamma, vediamo di parlare un attimino di più di questa cosa. Questo onorare però a volte può dare fastidio ad alcuni. E ho visto diversi genitori che si sono spostati da questa posizione che sembra autorevole a una posizione un po' più blanda, no? Facciamo amicizia con i nostri figli, vediamo di essere quasi i loro coetanei in qualche modo, no? E lì c'è mancanza di rispetto, c'è mancanza di onore e ho visto un po' una degenerazione, un degeneramento, ah, che fatica che faccio l'italiano, anche a livello di società, appunto tale che siamo arrivati a dire non si può più chiamare mamma e papà, ma si deve dire genitore 1, genitore 2, che complicazioni assurde. Chi è poi il genitore 1 e chi è il 2? Anche lì fa una divisione che magari il genitore non piace. Comunque, rimaniamo sul positivo. Cosa ti viene in mente quando pensi a questa parola, mamma? E io penso che la maggior parte dei casi c'è questo senso di calore, questo senso di protezione, di nutrimento, di gioia che viene. Io mi ricordo con mia madre, una delle tante memorie, ma una che mi ha impresso un rispetto nei suoi confronti era dall'età dei 6 anni ai 12 anni, quando ho cominciato a nuotare, mi accompagnava ogni giorno, un'ora ad andare, un'ora a ritornare, più gli allenamenti in autobus, perché non guidava. Pensa, che livello di impegno per 6 anni di fila. Poi mi ricordo anche benissimo i massaggi che mi facevo quando gli allenamenti erano abbastanza intensi o quando mi consolava perché mio padre mi dava delle aspettative, delle direttive piuttosto toste, e allora faceva un po' da equilibrio. Sono bellissime memorie. E ho visto anche la madre dei miei figli, Jane, mia moglie, fare lo stesso, dare di se stessa per il beneficio dei figli. E c'è un proverbio che mi piace che ha a che fare con questo. Il proverbio 31:31 dice: "Onorala", rifacendosi alla madre, "per tutto ciò che le sue mani hanno fatto, e lascia che le sue opere le portino lode alla porta della città". Fai sì che sia proud of you, che sia orgogliosa di te quando la gente in città la vede. C'è un video che vorrei condividere con voi, un video abbastanza simpatico, forse alcuni di voi l'hanno visto, dura circa 3 minuti e poi ci rivediamo. Piacere mio. Piacere mio, altrettanto. Ha già fatto colloqui attraverso una webcam in No. passato. Lasci che le spieghi un po' di più su questo lavoro che andrà a fare. Non è proprio un lavoro, è probabilmente il lavoro più importante che ci sia. Il titolo che usiamo per definirlo è direttore delle operazioni, ma è davvero molto più di questo. Le responsabilità e le abilità richieste sono veramente molto estese. La prima categoria di requisiti sarà mobilità. Questo lavoro richiede che lei sia in grado di lavorare in piedi per gran parte o la totalità del tempo, costantemente in piedi, costantemente chinato, costantemente in movimento e con una grande resistenza. Ok. È molto! Per quante ore? 135 ore a settimana fino a un numero illimitato di ore, praticamente 24 ore su 24 o 7 giorni su 7. È sicuro che non ci sarà la possibilità magari di sedersi un Intende una pausa? po'? Sì. Ah no, non ci sono pause disponibili. È legale tutto questo? Oh sì, certo. Ok, così niente Lei può pranzo? pranzare, ma l'unico modo è solo dopo che i soci abbiano già pranzato. Ah, penso sia un poco pesante. No, Non è è possibile. Per pazzesco. questa posizione sono richieste ottime capacità di negoziazione e di relazione interpersonale. Cerchiamo qualcuno che possa avere una laurea in medicina, in finanza e in arti culinarie. Dovrà essere in grado di coprire numerosi ruoli. I soci hanno bisogno di attenzioni costanti. A volte dovrà rimanere con il socio.
per tutta la notte. Dovrà lavorare in un ambiente caotico. In più, nel caso lei avesse una vita, le chiediamo di sbarazzarsene. Non sono previste ferie. Anzi, durante il giorno del ringraziamento, Natale e Capodanno, il carico di lavoro solitamente aumenta. E sempre un'attitudine positiva. È quasi crudele. Sembra uno scherzo di pessimo gusto. Vorrei capire se c'è tempo per dormire o... Non c'è tempo per dormire. È omnicomprensivo, direi. Esattamente. Intende 365 giorni? Sì. No, è inumano. Questo è folle. Il significato dei legami che questo crea, la sensazione che si prova aiutando realmente i soci, è incommensurabile. Inoltre, riguardo al salario, la posizione non prevede assolutamente alcuna retribuzione. Prego? No. Perché dovrei farlo gratis? Non prevede nulla, è completamente gratis. Che effetto le farebbe se le dicessi che correntemente ci sono persone che occupano questa posizione? Miliardi di persone. Chi? Le mamme. Mamme. Fantastico. E hanno tutti i requisiti, no? Oh mio Dio, le mamme sono le migliori! Eh sì, nessuna paga, 24 ore, sempre là. Sto pensando a mia madre. E a cosa in particolare? A tutte le notti e a tutto il resto. Grazie infinite per tutto quello che hai fatto. Lo so, sembra che non apprezzi, ma è proprio così. Così, mamma, voglio dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Ti amo tantissimo per essere sempre stata fantastica. Mia mamma, fantastica, fantastica! Ci hanno detto, la vita non viene con un manuale, viene con una mamma. Anche se poi le mamme, veramente, quando sono le prime madri, hanno bisogno di un manuale, perché è sempre trial and error, no? Prova, vedi se funziona o meno. Interessante la cosa. Ma c'è un altro proverbio biblico che vorrei leggervi, è proverbio 1:8-9, dove dice, ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre e non abbandonare l'insegnamento di tua madre. Sono una ghirlanda per adornare il tuo capo e una collana per adornare il tuo collo. Anche questa è una cosa fondamentale che sfortunatamente molti di noi figli quest'oggi hanno abbandonato. E un ultimo detto, non si sa chi sia l'autore, dice, le madri tengono la mano dei loro figli per un tempo, ma tengono il loro cuore per sempre. E io ho perso la mia 16 anni fa, però decisamente rimane sempre nel mio cuore. Per cui buona festa della mamma a tutte le madri che sono lì, figli e figlie, onoratela. Non solo quest'oggi, ma per sempre. Ciao, alla prossima.